L'Arezzo batte largo la Viterbese, vince con merito e un pizzico di buona sorte e si regala un altro bagno di folla al comunale. 4.600 spettatori sugli spalti in una giornata piovosa per il meteo e caldissima per i contenuti agonistici. Dal canto cambia 3/11 di formazione rispetto a mercoledì. La Viterbese, vincitrice della Coppa Italia, aspetta nella sua metà campo e lascia l'iniziativa all'Arezzo, che morde subito. Serrotti dalla distanza fa capire le intenzioni amaranto e non è un caso che il gol arrivi dopo neanche un quarto d'ora sugli sviluppi di un corner. Controcross di Belloni arpionato da Brunori dentro l'area e il sinistro incrociato micidiale finisce nell'angolo opposto. Un gol bellissimo per il centravanti che mette la strada in discesa e merita il replay. Perfetto lo stop, chirurgico il diagonale che infilza Valentini e schioda il risultato. La Viterbese si scuote anche se il 3-5-2 di Rigoli non è molto fluido. Un errore di Pelagatti che si fa rubare palla da Luppi regala un'occasione giallo-blu che alla fine devono accontentarsi di un angolo. Qua punizione maligna di Cionev, Pelagotti non riesce a tenerla e Pelagatti spazza in corner. La palla gol più nitida però ce l'ha l'Arezzo in contropiede con la Viterbese presa di infilata. Rolando si invola nella metà campo giallo-blu ma Foglia calcia debole tra le braccia di Valentini. Tegola prima dell'intervallo, Serrotti non ce la fa proseguire, al suo posto entra Benucci, proteste Viterbesi per questo tocco di mano di Pinto dopo il colpo di testa di De Giorgi. L'arbitro vigile di nome di fatto è vicinissimo e lascia correre. Basit con il cartellino giallo pendente resta negli spogliatoi, al suo posto Remedi con Foglia che va a fare il play. Poi c'è posto pure per Cutolo, fuori Belloni, mentre la Viterbese aumenta il forcing e sfiora il pari con questa azione tambureggiante. Traversa dell'ex Polidori, doppio salvataggio di Pelagatti, paratona distinto di Pelagotti sul colpo di testa di De Giorgi. Le immagini rallentate chiariscono l'accaduto a due passi dalla porta Amaranto. Tra una carambola e l'altra la palla viene respinta prima di varcare la riga. La dura legge del gol potrebbe subito abbattersi sulla Viterbese, ma Valentini con i piedi respinge il sinistro di Rolando, smarcato da Cutolo. Il raddoppio è solo rimandato ed è ancora una perla di Brunori. Controllo, torsione e tiro fulmineo sul cross di Sala sono una sintesi del perfetto centravanti che firma la prima doppietta in casa e arriva a 16 reti in stagione, mentre la Minghelli impazzisce e comincia ad annusare aria di grande impresa. È l'ultima giocata del numero 9 che accusa i crampi e lascia il posto a Butic tra gli applausi, mentre Cutolo va vicino al Tris. Quando l'arbitro assegna 5 minuti di recupero, l'Arezzo la chiude con Benucci, di nuovo in gol a distanza di un anno e mezzo dal suo primo sigillo da professionista. Finisce 3-0 con i subentrati della panchina che hanno dato un contributo decisivo. Mercoledì gara di ritorno a Viterbo, l'Arezzo può perdere anche con due gol di scarto. La qualificazione adesso è un po' più vicina.